Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo caldissimo e morbidissimo scaldacollo che si può indossare anche a coprispalle e dopo vi farò vedere come. Io l'ho chiamato Crazy Love perché per poterlo realizzare ho utilizzato il filato nuovo della Mr. Crew Crazy Love che mi era avanzato dal progettino del cappottino che ho pubblicato la settimana scorsa. Il Crazy Love, vi ricordo che ogni gomitolo è da 150 grammi, misura 450 metri ed è fatto dal 35% lana, 35% micofibra, 30% poliammide e il colore che ho usato io è quello 06, quindi lo stesso che ho usato per il cappottino. Mentre per avere l'effetto pelliccia sopra e sotto, ho utilizzato sempre un filato della Mistri Cofilati, ma il New Cincilla, che vi ricordo che è 100% micofibra. Ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 65 metri. Ho lavorato con l'uncinetto il numero 10 e ho utilizzato il colore grigio perché si abbinava benissimo a quello al colore blu del Crazy Love. Per quanto riguarda questi due filati, naturalmente in descrizione vi lascio il link della sito web Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori e potete sbizzarrirvi utilizzando i colori disponibili del Crazy Love abbinandoli a quelli del New Cincilla. Però io, come vi ho detto, in realtà ho utilizzato comunque il filato che mi era avanzato. All'inizio volevo fare solo un coprispalle, ma siccome non lo volevo, scusate, uno scaldacollo, ma siccome non lo volevo troppo alto, ho deciso di farlo più largo, tipo così come a collana. E poi mi sono detta, ma perché no? Ho aggiunto il New Cincilla e l'ho trasformato anche in un coprispalle. Basta andare giù in questa maniera e vedete, si ha un bellissimo coprispalle. Questo, se volete rendere, tipo anche una stola, questo serve se volete rendere l'abito che indossate o la maglia che indossate un po' più chic, quindi per le occasioni un po' più importanti. Mentre se lo utilizzate soltanto sopra una classica magliettina o una magliettina che è già di per sé molto elegante, potete tornare a indossarlo come un semplice scaldacollo. La misura, vi dico già che di misura, di larghezza mi misura circa 106 cm. Se ricordo bene, ma avrete visto già la foto iniziale, quindi avete già le misure, e mi è venuto alto circa 28 centimetri. Per poterlo realizzare, io sono partita prima a creare la parte con il Crazy Love utilizzando lo stesso punto del cappottino, quindi sono due giri che vanno sempre ripetuti. Mentre poi per la parte in alto, quindi quella della New Cincilla, ho realizzato soltanto dei giri di maglie basse sia sopra che sotto per poter appunto creare questo bellissimo effetto pellicciato quando si va a indossarlo come un coprispalle, mentre quando lo indossate, come in questo momento lo sto indossando io come uno scaldacollo, vi rimane un effetto pelliccia sul collo che veramente vi dà quel calore e quella morbidezza non indifferente nell'inverno. Detto ciò, spero che anche questa piccola creazione, ma un po' particolare, vi piaccia e che desideriate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare. E se avete acquistato il filato presso Uncentando con i filati, il sito, potete taggarci anche su Instagram su Uncentando con i filati o sulla pagina Facebook Merceria Coletti. Allora, come vi avevo detto, mi era avanzato un bel po' del gomitolo del Crazy Love che ho utilizzato per poter realizzare il cappottino Crazy Love, quindi ho deciso di farci uno scaldacollo da abbinarci con lo stesso punto. Quindi il Crazy Love, il colore è sempre blu, però questa volta cambia l'uncinetto e lavorerò in tondo. Ho montato 96 catenelle, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi mi raccomando, se voi volete fare lo scaldacollo o un po' più largo o un po' più stretto, potete andare ad aumentare di 8 o diminuire di 9 catenelle, a seconda di quanto lo volete largo. Per me 96 catenelle vanno più che bene perché non lo voglio troppo largo, ma voglio invece che sia bello alto. Quindi a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Catenella successiva, terza maglia alta. Catenella successiva, quarta maglia alta. Catenella successiva, quinta maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, vado nella terza e inizio a fare il mio appunto nocciolina. Quindi prendo il filo ed esco, di nuovo prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco,
Terza e ultima volta prendo il filo dopo essere entrata nella catenella e tiro fuori. Dopo aver fatto questo 3 volte prendo il filo e tiro tutto fuori. Una catenella per chiudere la lavorazione, una catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi andiamo a fare 5 maglie alte, una in ogni catenella, una successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e di nuovo da farmi un punto nocciola. Quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella, prendo il filo ed esco, ed è la seconda volta che lo faccio. Terza volta prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo ed esco. Prendo il filo, esco da tutte le catenelle che ho, sull'uncinetto, faccio una catenella per chiudere il lavoro e una catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi saltando una maglia, una catenella, entro nella seconda e di nuovo vado a fare le mie 5 maglie alte. Quindi una, due, scusate, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e di nuovo da farmi punto nocciola, prendendo il filo per 3 volte. Una, rientro, 2, rientro, 3. Chiudo tutti, prendo il filo, esco da tutti i punti sull'uncinetto, catenella per chiudere il lavoro, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto il punto nocciolina e la catenella per chiudere, la catenella di separazione. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare il mio punto nocciola. Quindi entro dentro, prendo il filo ed esco, prendo il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo ed esco, prendo il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo ed esco, quindi per 3 volte. Chiudo tutte le maglie sull'uncinetto, una maglia per chiudere il lavoro, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco 1, prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco 2, prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco 3. Chiudo tutte le maglie che ho sull'uncinetto, chiudo con una catenella la lavorazione e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e realizzo il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo, tiro ed esco, prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco 2, prendo il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, esco 3, prendo il filo ed esco su tutti i fili sull'uncinetto, catenella per chiudere il punto nocciola, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e di nuovo vado nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo a fare il mio punto nocciola. Prendo il filo ed esco, di nuovo prendo il filo ed esco, 2, di nuovo prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco, 3, prendo il filo, chiudo, catenella di separazione e di nuovo ricomincio da capo. Quindi vedete, il punto è lo stesso del Crazy Love, solo che adesso lavoriamo in tondo e siamo io sto facendo lo scaldacollo cercando di finire tutto il gomitolo che mi è arrivato. Una volta terminato il primo giro si ricomincerà il secondo giro, si ricomincerà dal primo. Quindi di nuovo andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, catenella di separazione e nell'archetto di 2 catenelle andiamo a fare il punto nocciola.
una catenella per chiudere la lavorazione, una catenella di separazione e di nuovo 5 maglie alte. Quindi vedete, è lo stesso identico procedimento che utilizzavamo per il cardigan, solo che questa volta la lavorazione è in tondo e io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, così anche se voi tipo non avete vi avanzato più filato o meno filato, sapete comunque con il mio quanto riuscite a farlo bello grande. Allora, con l'infilato che mi era avanzato sono riuscita a fare 6 volte il motivo, quindi ho ripetuto i 2 giri 6 volte, ma siccome non mi piaceva tanto perché era ancora troppo basso per quello che avevo in mente io, ho deciso di utilizzare anche il filato New Cincilla della Mistrico, questa tonalità di grigio, per fare il bordino sotto e il bordino sopra. Il bordino sotto già l'ho fatto e mi piace come è venuto, quindi adesso vi faccio vedere come farlo se volete farlo anche voi, altrimenti se voi l'avete fatto più stretto ed è venuto più alto va benissimo così, non volete fare nessun tipo di bordo, potete lasciarlo così com'è. Io invece ho appunto deciso di metterci il New Cincilla come bordino per fare questo effetto pelliccia. Utilizzerò l'uncinetto al numero 10 e vi faccio vedere come realizzarlo. Allora, entriamo dentro, io ho fatto l'ultimo giro, quindi entro dentro dove ho l'archetto di 2 catenelle. Vicino così vedete meglio. Mi aggancio con il filo, mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Vado tra il punto nocciolo e la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Vado tra le due maglie basse e realizzo una maglia bassa. Scusate, tra le due maglie alte realizzo una maglia bassa. E continuo così, quindi vado tra le maglie alte e realizzo una maglia bassa. Ancora, vado tra le maglie successive, maglia bassa. Vado tra le maglie successive, maglia bassa. Poi vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. Scusate, sto litigando un attimo col filo. Eccomi. Quindi entro e vado a fare una maglia bassa. Questo è perché ho saltato qui, perché altrimenti poi viene troppo largo, per questo ho saltato tra la maglia alta e il punto nocciola. E qui decido invece di rifarlo, quindi vado tra il punto nocciola e la maglia alta e faccio la maglia bassa. E ricomincio una maglia bassa tra le maglie alte, in questa maniera. Salto direttamente dopo dove ho la maglia, l'archetto di 2 catenelle, e faccio una maglia bassa. Quindi vedete, la lavorazione viene bella. Io io alla fine sono riuscita a fare 3 giri di maglie alte. Mi raccomando, quando andate a fare il giro superiore toccate sempre, vedete che sentite tra le maglie basse un foro, quindi anche se noi non l'abbiamo fatto, quindi entrate dentro a questi forellini per fare le maglie basse. Vi conviene toccare, vedete, se toccate li trovate, e mettete l'uncinetto e andate a fare la maglia bassa. Basta toccare e vedete, li trovate. Quindi anche se non riuscite a vedere, non è un problema, toccate, uscite il dito e sapete che dovete andare a mettere qua dentro il vostro uncinetto. Io ripeto, qui ho fatto anche 3 giri, penso che farò 3 giri anche sopra, perché tanto riuscirò a farli, quindi mi finirà tutto il filato. E una volta fatti questi 3 giri, il mio scaldacollo sarà terminato.